Sequestrate tutte le quote e azioni per un valore complessivo di 2.800.000 euro delle società 2M SRL, Gema SRL e Someca SRL con sedi a Belpasso e a Cireale, tutte riconducibili a Carmelo Motta e operanti nel settore della commercializzazione della carne. Motta è imputato nel procedimento penale denominato Caronte per concorso esterno all'associazione mafiosa dei Santa Paola Ercolano e intestazione fittizia degli assetti societari sottoposti a sequestro. L'imputato, nello specifico nelle compagini societarie, aveva occultato di essere socio con appartenenti a Cosa Nostra Catanese. In base agli elementi raccolti in fase di indagine e alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, che ha ammesso di avere cercato un contatto con Vincenzo Aiello, che sapeva essere esponente di spicco dei Santa Paola, per ottenere proiezione nel momento in cui si apprestava a concludere un importante accordo commerciale con la Meridi SRL per fornire le macellerie dei supermercati Fortè riconducibili a Antonino Pulvirenti, ex presidente del Calcio Catania, sinallagmatici con Cosa Nostra Catanese, riuscendo in cambio di denaro ad ottenere protezione e vantaggi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Era latitante da quasi due mesi, irreperibile dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nell'ambito dell'operazione KISS nei confronti di sette persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi, con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Questa mattina Arnaldo Santoro, classe 1977, pregiudicato, è stato arrestato dalla squadra mobile dopo essere stato nascosto in una villetta di Siracusa, in contrada Arenella. All'alba il blitz della polizia è riuscita ad impedire il tentativo di fuga dell'uomo da una finestra laterale della villa. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Bicocca. Controlli a tappeto dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nell'ambito di un articolato servizio volto alla repressione dell'abusivismo nel settore turistico alberghiero nei confronti di bed and breakfast, affittacamere e case vacanza. I controlli delle Fiamme Gialle sono scaturiti da un'analisi del particolare settore imprenditoriale che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale di strutture alloggiative di vario genere, spesso pubblicizzate anche su siti internet che operano mediante prenotazioni online. I controlli hanno consentito di individuare 17 strutture completamente abusive. Sono stati constatati redditi non dichiarati al fisco per oltre 200.000 euro. Nella quasi totalità dei casi, inoltre, i titolari delle strutture non avevano adempiuto agli obblighi di comunicazione al Comune di Catania ai fini dell'imposta di soggiorno. Ammontano a circa 4.000 le presenze rilevate presso le strutture ispezionate e segnalate al Comune ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 16 titolari di attività per aver omesso di comunicare alla questura i nominativi dei clienti alloggiati presso la propria struttura o per aver effettuato dichiarazioni mendaci circa il numero di posti letto autorizzati. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata ieri sera intorno alle 22.35 nel Mar Ionio tra Reggio Calabria e Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 32 km di profondità ed epicentro a 56 km a sud di Reggio e 57 a est di Acireale. Non si registrano danni a persone o cose. Salta la trattativa del caso Cocuzza-Sigonella. Tutto da rifare dunque per l'ex dipendente di Sigonella con la mansione di vetrinista, licenziato ingiustamente 16 anni fa e in attesa di reintegro e risarcimento, che per ben due volte si è presentato nella sede di Sigonella NAS, affiancato dal suo legale e dal seguito dell'ufficiale giudiziario dei carabinieri per effettuare il pignoramento risarcitorio. Ieri, nel corso dell'incontro tenutosi tra le parti, Cocuzza ha ribadito l'intenzione di essere disponibile ad un eventuale nuovo accordo, mantenendo però la prerogativa del reintegro nel luogo di lavoro, così come deciso dalla Cassazione. Tutto si è risolto con un'offerta solo di natura economica, pronta ad essere erogata in tempi brevissimi e in un'unica soluzione, ma decisamente ridicola, spiega l'avvocato del lavoratore catanese Concetta alla Delfa. Gli americani hanno messo incredibilmente insieme pregresso, presente e futuro senza considerare gli stipendi perduti e senza considerare i versamenti pensionistici futuri, visto che Cocuzza ha 50 anni e non gli sarà facile trovare una nuova occasione lavorativa sufficiente a ripagarlo anche da un punto di vista pensionistico. Cocuzza si prepara dunque al terzo tentativo. A breve si conoscerà la nuova data per riscuotere quel che gli spetta.
Niente accompagnamento tramite servizi sociali nella ricerca di nuovi alloggi per gli abitanti della palazzina sgomberata in via Furnari. Dopo aver ricevuto la notizia dai bed and breakfast di dover lasciare nei prossimi giorni le stanze, ieri mattina le famiglie si erano radunate sotto il Palazzo degli Elefanti, ottenendo un incontro col vice sindaco Consoli e con l'assessore alle politiche sociali Villari. Questa mattina, invece, si è svolto un incontro in via Dusmet con i servizi sociali per dare concretezza alla ricerca di alloggi alternativi. Non possiamo dire che l'incontro sia andato bene, in quanto, in ogni caso, i servizi sociali hanno ribadito la disponibilità al buono casa, ma come era stato promesso dal vice sindaco di fare un accompagnamento, hanno negato l'accompagnamento e hanno detto che non si impegnerà sicuramente l'amministrazione a trovare le case per le famiglie. Questo rimane un problema, in quanto chiaramente c'è un mese a disposizione. Potrebbe succedere sicuramente che queste famiglie, non trovando casa, tra un mese si ritroveranno per strada. È chiaro che da questo punto di vista si continuerà a protestare, perché non è possibile che vengano sgomberate 22 famiglie e poi non si assicuri un futuro per loro. Oggi 8 marzo si celebra la festa delle donne. Una delegazione del coordinamento Donne CISL SLP di Catania si è recata questa mattina nella casetta di accoglienza Ibiscus, la Lega per la ricerca e il trattamento tumori infantili del centro di oncoematologia del reparto pediatrico del Policlinico di Catania, per promuovere e incoraggiare la cultura del volontariato e del sociale, devolvendo parte della quota destinata agli omaggi floreali per tutte le donne in favore dei bambini ricoverati. Parlo a nome dell'intero consiglio direttivo. Oggi la giornata della donna, c'è una bella iniziativa, praticamente fra poco ospiteremo la CISL, le donne che rappresentano la CISL, e dietro a me ci sono tutte le mamme, le quali mi hanno aiutato a far sì che questo evento allietasse un poco questa mattinata. Ognuno di loro, infatti, appena ho comunicato questa bella iniziativa, hanno preparato dei buoni dolci che più tardi spero tutti possano assaggiare. E la Lega Ibiscus si interessa dei bambini con la leucemia e i tumori solidi. I nostri motti sono accoglienza, sostegno e ricerca. Infatti qui ci troviamo proprio nella casa accoglienza Ibiscus, dove ospitiamo i bambini che non sono di Catania, quindi vengono da lontano. E sopra abbiamo 8 stanze e ospitiamo questi bambini e i loro genitori gratuitamente. Noi vogliamo ringraziare tanto le signore della CISL che per il secondo anno ci hanno scelto, quindi hanno apprezzato il nostro lavoro, hanno visto come lavoriamo, quindi la solidarietà. Non solo ciò che stanno facendo economicamente, in quanto ci sarà un contributo, ma anche perché ci sostengono sempre nelle nostre iniziative. Oggi il Coordinamento delle Donne festeggia l'8 marzo in questo luogo, qui all'Ibiscus, un luogo direi quasi emblematico, no? Che rappresenta quello che è la sintesi tra la donna e la mamma, dove si combatte tutti i giorni per la vita dei propri figli e per il futuro dei propri figli. Oggi il Coordinamento delle Donne darà un contributo fattivo a questa associazione, che sia quasi da monito, da invito alle istituzioni, perché stiano in maniera più concreta e più vicine alle associazioni. Donne e lavoro tra passato e futuro è il titolo del dibattito pubblico organizzato questa mattina dal coordinamento Donne CGL di Catania e dall'Auser. Per la giornata della donna il sindacato catanese ha deciso di puntare al lavoro come libertà e dignità, citando dei versi di Alessia Lorenzi: lavoro è lo sguardo orgoglioso di tuo figlio, è forza, è speranza. Oggi la CGL esprime una forte denuncia per quanto riguarda le donne immigrate, lavoratrici e straniere. Purtroppo sono proprio loro a respirare una doppia discriminazione e un doppio svantaggio, una legata al gap retributivo, quindi al divario salariale. Infatti, allo stesso inquadramento e con la stessa posizione di contratto, purtroppo guadagnano meno rispetto ai colleghi maschi stranieri e soprattutto rispetto alle donne italiane.
questo fa sì che si crei una grandissima disuguaglianza, nonostante, mi va di sottolineare, che molte di loro posseggano un ottimo livello di istruzione, alcune addirittura la laurea. A questo si aggiunge un differenziale etnico, purtroppo è una caratteristica del tutto italiana, richiedere agli immigrati lavori poco qualificanti e poco remunerati. Questo fa sì che le lavoratrici donne straniere siano oggi la classe che guadagna meno e sicuramente le più sfruttate. Oggi come CGIL abbiamo ritenuto di fare un'iniziativa sulle donne come dibattito pubblico, incentrando la nostra iniziativa sulla Carta dei diritti. La CGIL dal 18 gennaio infatti sta facendo delle assemblee in tutti i luoghi di lavoro fino al 19 marzo proprio per far votare la Carta dei diritti, che sta centrando due articoli, l'articolo 10 e l'articolo 11, proprio sulla discriminazione fra uomini e donne e su una maggiore attenzione delle pari opportunità. È importante comprendere come ci vogliano più congedi parentali, più flessibilità di orario in entrata e in uscita per tutte le donne che sono tornate dalla maternità. Molte donne tornando dalla maternità non trovano il proprio posto di lavoro o addirittura vengono considerati dei pesi. La Cambusso dice che la tutela della maternità deve essere estesa a tutti e soprattutto deve essere centrata maggiormente anche i congedi parentali per gli uomini, perché questo farà sì che ci possa essere maggiore sensibilità verso quelle che sono le esigenze delle donne e soprattutto verso quel diritto alla genitorialità ben vissuto e non come un peso per se stessi e per le aziende.